Buongiorno a voi e benvenuti. Oggi festeggiamo con un po' di anticipo un appuntamento importante, un compleanno di un'associazione che tutti noi conosciamo perché è un'associazione che entra nel tessuto sociale per informare e sensibilizzare l'opinione pubblica. Parlo dell'AI, l'Associazione Italiana Leucemie, Linfomi e Mieloma. Bene. Compie 55 anni. È un percorso di questa associazione, è un cammino sempre a fianco del paziente, dei familiari, dei caregiver per accompagnarli, per sostenerli, per continuare a dare loro speranza grazie ai risultati della ricerca che ha ottenuto dei progressi straordinari, ma che non si ferma mai per aumentare le possibilità di cura e migliorare la qualità di vita dei pazienti. Allora oggi festeggiamo, seppur in anticipo, questo compleanno con la professoressa Giorgina Specchia, già ordinario di ematologia all'Università degli Studi di Bari. Professoressa, grazie per essere con noi e membro del Comitato Scientifico AIL. Professoressa, lei accompagna AIL con la sua esperienza di clinico da tanti anni. Questo è un traguardo importante perché tante sono le tappe di questo percorso che andiamo a festeggiare. Sì, grazie intanto a voi e buongiorno a tutti i telespettatori. Sicuramente AIL è una grande associazione. Io in realtà la definisco una grande famiglia Famiglia. che è costituita dai volontari, dai sostenitori vari, dai pazienti e dai loro familiari e dagli amici dei pazienti. Quindi una grande famiglia che opera insieme per combattere e vincere le malattie del sangue. L'AIL ha questa lunga storia, come diceva lei, 55 anni. Perché ogni anno ci incontriamo per festeggiare questa lunga storia? Perché ogni anno si sono aggiunti man mano dei tasselli preziosi per sconfiggere e combattere le malattie ematologiche. È una storia legata soprattutto alla volontà dei singoli ematologi. Dobbiamo al professor Mandelli, Franco Mandelli, questa idea Un padre lungimirante. straordinario, professoressa, che è un po' un padre, ecco. Assolutamente, ci ha insegnato, almeno a me, ma a tanti altri, che curare significa prendersi cura dei pazienti. Quindi il medico, l'ematologo accanto al paziente nel percorso di una fase difficile della sua vita, che è quello della malattia. Quindi cosa ha fatto negli anni AIL in questi lunghi anni? Ha irrobustito sempre di più, sostenendo la ricerca, perché ha compreso che solo la ricerca può dare vita ai pazienti. La ricerca è vita, lo vediamo continuamente anche in altri Assolutamente. settori della medicina e non solo. La ricerca è vita. Perché la ricerca è così importante e AIL l'ha compreso, ma l'hanno compreso i sostenitori e i volontari? Perché individuare alterazioni specifiche delle cellule tumorali significa portare alla scoperta, come in realtà è accaduto, di nuovi farmaci. Quindi Certo. io penso che AIL è stato il baluardo più importante per AIL è l'aver contribuito alla rivoluzione molecolare, e poi diremo perché, e alla rivoluzione farmacologica. Certo, come diceva, l'ha citato il professor Mandelli, che ogni volta che avevo il piacere di intervistare ringraziava sempre i volontari, che sono proprio la linfa vitale, insieme naturalmente ai ricercatori e ai medici. L'oncoematologia sta attraversando un periodo straordinario, tanto che si parla di vera e propria rivoluzione. Non abbiamo il tempo di entrare nel dettaglio, che sarebbe troppo tecnico.
Ma se lei dovesse aiutarci a individuare quelli che sono i pilastri, le scoperte più importanti che sono state fatte in questi anni e, come sempre, la ricerca, ogni punto di ogni risultato è un punto d'arrivo, ma al tempo stesso un punto di partenza, questo lo voglio sottolineare. Perché la ricerca che ha restituito qualità di vita e salute a tanti pazienti è pronta a continuare a lavorare per fare altrettanto per altri pazienti che al momento non hanno potuto beneficiare dei risultati sinora ottenuti. Che cos'è che ha fatto la differenza, professoressa? Portiamo due tappe importanti nella storia ormai di molti anni fa, cioè per esempio per la leucemia mieloide cronica. Scoperto il cromosoma Filadelfia e il gene di fusione, sono passati molti anni finché si è arrivati alla identificazione del farmaco intelligente che colpisce la cellula specifica che ha questo marcatore molecolare, gli inibitori delle tirosinchinasi. Da allora, dal 2000 ad oggi, tanti altri nuovi inibitori sono arrivati e continueranno ad arrivare altri farmaci. E proprio per questa malattia, il modello più importante, che è di esempio per tutti noi, che la cura specifica porta alla remissione, quindi alla scomparsa delle cellule leucemiche Filadelfia positive e anche alla guarigione. Tant'è vero che oggi i pazienti possono, alcuni pazienti, sospendere il trattamento. Questo è Altro importante. tassello dell'AIL che supporta il GIMEMA, il Gruppo Cooperatore Italiano delle Malattie Ematologiche, che cura i trial clinici sperimentali, molti anni fa, sempre anno 2000, identifica col professor Mandelli e il professor Francesco Lococo, che mi piace qui ricordare, Volentieri. un'alterazione, ma soprattutto un farmaco capace di far differenziare questi promielociti, cioè una leucemia acuta che prima era fatale, grazie a questo nuovo farmaco consente e ha consentito di guarire. Quindi i ragazzi con queste leucemie acute guariti oggi hanno la loro famiglia e i loro bambini. Questi sono due modelli, però questo negli anni ha portato a, con entusiasmo, perché l'ematologo deve avere passione ed entusiasmo per continuare a combattere contro cellule tumorali, ha portato i ricercatori, grazie alle tecnologie diagnostiche innovative biomolecolari, a identificare dei marcatori specifici anche per altre leucemie e linfomi e il mieloma. Quindi oggi tutte le malattie ematologiche, comprese le mielodisplasie, per esempio, e alcune forme di linfomi che prima erano aggressivi, hanno identificato le alterazioni molecolari alla base o responsabili della trasformazione tumorale. Per cui questo ha consentito ai ricercatori poi clinici di cercare dei farmaci che attaccano queste cellule e che quindi riducono la massa della malattia. Diciamo dei tiratori scelti, ecco. Sì, li chiamiamo Possiamo. farmaci intelligenti, Sì. farmaci che abbracciando la cellula, attaccando la cellula tumorale, quasi abbracciandola, la uccidono. È Un mio amico la chiamava il bacio della morte, perché in realtà è la morte della proprio cellula. così, è proprio così, professoressa. Io Bene. a fianco, sì, poi abbiamo le professoressa, scusi. Ecco, e poi volevo introdurre il trapianto di midollo. È stato la storia della rivoluzione precedente, ma è sempre attuale. Ed è poi arrivata l'immunoterapia con gli anticorpi monoclonali. E anche qui, lunga storia, primi anticorpi monoclonali per i linfomi, e poi oggi anticorpi monoclonali
nuovi, innovativi, si chiamano bispecifici, Specifici. perché in maniera intelligente legano la cellula tumorale con la cellula, i linfociti T normali, fanno da ponte, avvicinano questi linfociti T alla cellula tumorale in modo tale da distruggerla in maniera di nuovo selettiva. Ecco qual è alla base della rivoluzione, l'avere identificato questi meccanismi e trovato i farmaci in grado di attaccare le cellule. Una E poi medicina le e CAR-T. le CAR-T di cui abbiamo sentito parlare molto e di cui sentiremo ancora parlare nei prossimi mesi, nei prossimi anni sicuramente. Professoressa, io accanto alla ricerca ritornerei ad una caratteristica dell'AIL che la ricordava sempre anche il professor Mandelli, l'ascolto. L'ascolto del paziente, l'essere a fianco anche con delle progettualità che mirano, penso alle case AIL, ad accompagnarlo anche in momenti difficili. E questo è un aspetto che oggi vorrei sottolineare con lei rapidamente e per una bella restituzione ai volontari, ai sostenitori, ai medici e ai ricercatori che compongono il tessuto AIL. Professoressa. E non dimentichiamo di ringraziare anche i tanti infermieri che Assolutamente, che quotidianamente svolgono un lavoro sono straordinario. accanto ai nostri pazienti e tutti gli operatori sanitari, anche i Certo. biologi, i tecnici che sono in Cristina, laboratorio lei a parlava farci di tutto. famiglia, mettiamo una grande famiglia, sempre all'ascolto attraverso anche un ascolto attraverso i numeri verdi. Bene. Ecco, Perché che il sono. paziente oggi ci chiede di comprendere, di capire perché ha avuto questa malattia, di comprendere che cosa ha questa malattia e qual è la prognosi. Vogliono sapere delle cure, delle Giustamente. prospettive future. Quindi il medico, l'ematologo, ha il ruolo importante di comunicare in maniera chiara, semplice, la malattia, di dire in maniera anche leale e Trasparente. trasparente la verità, quali sono gli strumenti terapeutici, quali sono gli effetti collaterali e quale può essere il loro futuro. Quindi comprendere, comunicare, comprendere e condividere il percorso, perché condividere fa accettare meglio la Certo. malattia. Quindi bisogna dedicare del tempo al paziente e alla famiglia. Il paziente vuole sapere, quindi AIL ha anche istituito il numero verde, il supporto psicologico. Oggi abbiamo tutti bisogno, ma soprattutto i pazienti e i familiari, del supporto psicologico. Non basta la cura materiale, è No. necessario anche la cura dell'animo, della mente. Quindi Assolutamente. AIL, nella sua grande organizzazione, ha istituito questo numero verde tutto l'anno. È partito nel periodo del Covid, ma continua tutt'oggi dedicando del tempo da parte di ematologi, di psicologi e di anche operatori sociali per dare dei consigli, delle indicazioni, Rispondere alle nello richieste e bisogni, spiegare. certo, nello spiegare. A proposito di numero verde. Professoressa Specchia, domani in occasione della 19ª giornata nazionale per la lotta contro leucemia, linfomi e mielome, dalle 8 alle 20 sarà disponibile il numero verde a tutti coloro, pazienti e familiari che vorranno ricevere ulteriori indicazioni. Lo mettiamo naturalmente in sovraimpressione. Professoressa Specchia, grazie. Noi abbiamo aperto un po', no? Abbiamo anticipato questa giornata così che i nostri amici che ci stanno seguendo possano essere informati. Torneremo naturalmente anche a segnalarla domani. Intanto io la ringrazio per il suo lavoro, per il suo ascolto, per la sua passione come medico, come ematologo e come membro del comitato scientifico AIL che da 2 anni ormai anche sostiene dei progetti, proprio finanzia dei progetti per la ricerca ematologica indipendente.
Grazie professoressa, E grazie. grazie a tutti Auguri anche voi. a lei, auguri anche a lei. Grazie. Festeggiamo E tutti. un compleanno. Grazie. Grazie e buon lavoro. Grazie a lei.